Buongiorno, oggi il tutorial è per realizzare una piccola piantina grassa per chi come me non ha il pollice verde. Da un panetto di argilla dobbiamo ottenere una lastra e lo facciamo con il mattarello. Per ottenere uno spessore uniforme, cerchiamo di girare la sfoglia in tutte le direzioni. Allarghiamo l'argilla fino ad ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro. Posizionando i palmi sulla lastra possiamo facilmente percepire se ci sono degli avvallamenti o degli spessori troppo alti. A questo punto tagliamo delle sagome come delle foglie, a forma di foglia. Realizziamo un numero di foglie, di sagome, che entrano nella nostra lastra. Se non vi sentite sicuri potete usare anche un cartamodello in cartoncino o cartone e poi le ritagliamo. Rimosso l'eccesso, otteniamo le nostre 5 foglie. A questo punto le uniamo come a formare una sfera. E per unirle iniziamo a pizzicare i punti di giuntura.
A seconda della grandezza del vostro cactus e della larghezza delle foglie che avete realizzato, potrebbero essere necessarie altre foglie, quindi le andiamo a realizzare per chiudere tutta questa sfera che stiamo componendo. Realizziamo a questo punto un piccolo fiore, perché visto che abbiamo questo pollice non verde, almeno il cactus in argilla lo facciamo fiorire. Passaggio importantissimo, lo buchiamo sotto, in quanto non possiamo far asciugare e mettere in forno una forma completamente chiusa, perché a causa del calore del forno l'aria all'interno si espanderebbe e avremmo fatto tutto per niente, perché troveremo un cactus in frantumi. Ecco fatto, spero vi sia piaciuto. E alla prossima!